Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video acquisti Tiger. Allora, premetto che oggi è il 1° novembre, è uscita la nuova collezione. Ieri sul gruppo delle cartopazze ho visto che Tiger questa volta ha fatto l'agenda ad anelli olografica. Io le agende personalmente pensavo di non comprarle più perché ormai so farmele da sola, però quella olografica è un po' più complicato perché dovrei trovare comunque una stoffa olografica e insomma io con la macchina da cucire non vado molto d'accordo, per cui non saprei come farmela. Però quindi ho deciso appunto di comprarla, anche perché costa 4 euro. Sono andata, vabbè, mi sono sentita tramite il mio gruppo di amiche su WhatsApp, e la Nika ieri è andata a Bergamo in centro a vedere se c'erano e non erano ancora fuori. Stamattina io sono andata a Oreo Center perché ho detto vabbè, provo a guardare io l'Oreo di Tiger, al Tiger di Oreo, e niente, c'era già esposta la nuova collezione, ma le agende olografiche zero. Ho chiesto la prima volta al commesso, che mi ha detto sì, prova a guardare in fondo nell'angolo ufficio. Quando sono stata là non c'erano, quindi è arrivata la cassa. Quindi è arrivata la cassa, gli ho chiesto ancora scusa se ti disturbo ancora una volta, ma gli ho fatto vedere la foto. Mi fa, ah no, guarda, ieri sono arrivate le cose nuove perché oggi è il primo, ma queste non c'erano. Tiger, non va bene così. Fortunatamente la ragazza che ha messo la foto sul gruppo di cartopazze praticamente era nel Tiger di Roma in via Tuscolana, cioè dove abita mia sorella, per cui stamattina ho mandato in missione lei a comprarmela. Gli acquisti di Roma, acquisti di Tiger. Allora, gli acquisti del Franci, abbiamo messo questa agendina molto bellina secondo me, con il riflesso arcobaleno. Apriamo e vediamo. Che bellina, guardate, con degli anelli apribili e richiudibili, e poi adesso acquisti per noi. Abbiamo preso per papà una mini agendina, adesso la apro e ve la faccio vedere, con scritto 2018. E adesso, ah sì, scusate, ok, ecco, così si può aprire. E voilà, guardate che bellina, la vediamo al contrario, scusate, scritto il mese, l'anno, il giorno e il numero del giorno. Poi qua c'è scritto 2018, cioè 2018 in inglese, e c'è pure un segnalibro molto bellino, vedete? Poi lo lasciamo qui. Perfetto, ok, cerchiamo di metterlo bene. Un secondo, vabbè, lo sistemiamo. Ecco. Poi, sempre degli acquisti per noi, abbiamo preso quest'altra agendina bella, anche questa con scritto 2018. Apriamo e vediamo. Bellina, un po', visto? Ah, c'è anche scritto il mese. Vedete? Di un colore Tiffany. Poi abbiamo questo, un'agenda settimanale del 2018, dove qui possiamo scrivere quello che ci pare. Vedete? Questa è bianca con 53 pagine e una pagina per settimana. Vedete? Ci sono gennaio, febbraio, marzo, aprile, insomma tutti i mesi dell'anno. E beh, ok, quindi da Roma è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!
chiuso questa introduzione mega, andiamo agli acquisti. Allora, della nuova collezione ho preso l'astuccio con l'unicorno. Ok, sono grande, sono adulta, ma chi se ne frega, cioè guardate quanto è bello! Rosa, poi vabbè, a me il rosa piace tantissimo, ha la cerniera e dentro è così, con i vari scompartimenti dove si possono andare a inserire matite, biro, pastelli. Vediamo cosa ci potrò mettere. Ecco, l'unica pecca che sto notando ora è che, come potete vedere, la cerniera arriva fino qua, quindi aprirlo è un po' complicato, quindi qua bisognerà attaccargli per forza un charm per tirarlo. Quindi andremo a realizzare un charm. Allora, i prezzi, vediamo, l'astuccio 3 euro, poi sempre della nuova collezione unicorni ho preso i paper tape, questa è sempre quella confezione da 3 che costa un 3 euro, e guardate quanto sono carini, c'è questo sul verdino con sugli unicorni, questo sul rosa con l'arcobaleno e la stella, e questo sull'azzurro con le stelline, azzurro, verdino, anche questo. Sono sempre 3 da 5 metri ciascuno, pagato 3 euro. Poi nel cestone, quello, due pezzi, 1 euro, ho preso questi sempre, diciamo, con la fantasia temi unicorni, quindi questo blu con l'arcobaleno sulle nuvole e le stelle, e questo rosa con le stelle, con la coda arcobaleno, quindi 1 euro tutti e due, e ovviamente altri due di altre due tonalità diverse. Questi dovrebbero essere lucidi, non in carta, perché di solito quelli che sono nel cestone così sono quelli lucidi, e sempre 1 euro tutti e due, quindi 50 centesimi ciascuno, questo viola con sugli unicorni e questo azzurro con gli unicorni. Questo è molto molto simile a quello che ho preso, a questo praticamente, soltanto che qua gli unicorni sono bianchi mentre questi sono rosa. Poi ovviamente questo qua è di carta e questo dovrebbe essere lucido, esatto, questo è praticamente lucido mentre l'altro è fatto di carta, vedete? Quindi sull'altro, volendo, si può scrivere sopra, su questo no. Poi ho preso di unicorni, basta, altre cose non ho preso. Ho preso per il Natale questo set di nastri. Questo set di nastri pagato 4 euro. Quindi meno di 1 euro a nastrino. Ogni nastro è di 5 metri. Mi piaceva, mi sembra un'idea molto carina per fare dei fiocchi magari da attaccare sui pacchi, sui pacchetti regalo di Natale. Poi sempre nastro, quindi non è scotch né niente, ma è un nastro per regali, ho preso questo che c'è scritto homemade with, e poi c'è il cuore. Mi piaceva perché comunque io, facendo delle cose fatte a mano, mettere un nastrino sulle mie creazioni mi piaceva come idea, e questo l'ho pagato 1 euro ed è il nastro da 3 metri, alto 1 centimetro per 3 metri. Poi ho comprato, allora, al prezzo di 4 euro, quindi praticamente 1 euro ciascuno, questo set di timbri. L'ho preso perché sono timbri homemade, quindi made with love, handmade by, quindi poi posso scrivere il mio nome, homemade, fatto in casa, I did it my way, e ci sono dentro anche due tamponcini. Poi per il 2018 e per l'ufficio ho preso il calendario da tavolo. Allora, questo sono tutti i mesi, ogni mese è strutturato così,
mi piaceva perché questo l'ho pagato il calendario da tavolo 2 euro. Allora, per quest'anno io avevo comprato l'agenda, quella fatta a formato A4, i blocchi che si strappavano e su ogni pagina c'era la settimana. Quella però per il 2018 magari me la farò io in casa, farò una cosa handmade. Questo qua invece da portare al lavoro e da mettere sulla scrivania mi piaceva perché, allora, ci sono i quadratini, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ogni giorno ho un quadrato bello capiente dove ci si possono scrivere dentro le cose, quindi io posso scrivere dentro i vari impegni lavorativi. Ma soprattutto per il mio lavoro mi serve avere un calendario dove si vedano i giorni uno sotto l'altro, cioè in questa maniera. Perché io tante volte devo calcolare, per esempio oggi è lunedì 15, io devo calcolare 5 giorni lavorativi in meno, quindi devo andare a vedere quando era, quindi l'8. Quindi per me, per il mio tipo di lavoro, è più utile un calendario del genere. E mi piacevano anche comunque i colori. Come potete vedere ci sono vari colori pastello e a me piacciono tantissimo. Per 2 euro ho già anche l'agenda da scrivania per il lavoro. E infine al prezzo di 3 euro ho preso il calendario da muro per casa mia. Questo, che è un po' stile quell'altro che ho preso da tavolo, mi piace perché c'è tutti i quadratini per scrivere i giorni, anziché vedere i giorni uno sotto l'altro, li vedo in questa maniera. Perfetto, poi è fatto di carta, quindi si riesce benissimo a scriverci sopra. Bello, mi piace tanto, bellissimo. Per 3 euro direi che è carinissimo, comunque anche qua colori pastello, azzurro, dicembre è rosa, rosa. Poi, essendo dentro nel centro commerciale, ho fatto una visita al negozio Legami e ho comprato a 3,50 euro l'una la penna fenicottero, che io ho già, ma mi serve per una mia amica, cioè mi ha chiesto di prepararle un'agenda al tema fenicottero. Io avevo comprato su AliExpress una penna a forma di fenicottero, ma è troppo grosso per l'agenda che ho creato, e allora ho deciso di comprare questa di Legami, 3,50 euro, però ci sta benissimo col fenicottero. E poi per me, e questa la vorrò mettere appunto nell'agenda, quella olografica, la penna unicorno, quindi sempre 3,50 euro, però con sull'unicorno. E infine sono stata tentata da questo bellissimo righello che è costato 2,95 euro. Guardate quanto è bello, con i micetti. Questi erano tutti gli acquisti cartopazzi. Poi voglio mostrarvi, ieri ho comprato la rivista Mani di Fata, dove in regalo c'era questa non agenda, esattamente questa, diciamo che è stile Mr. Wonderful. Infatti, come vedete la copertina è stile proprio dello stile Mr. Wonderful. Non so se sono in collaborazione con la Mr. Wonderful, però non penso perché non l'hanno nominata. E praticamente, più che un'agendina, è un quadernetto dove, allora, qua vabbè c'è il calendario del 2018. Qui ti dice cerchia la data e tira una riga per scrivere le cose più importanti. Piccoli pensieri, grandi idee. Mi dimentico sempre di. Poi ci sono delle pagine, qua per esempio ti dice di colorare il peperoncino che porta fortuna. Qua disegnare un sogno. Qua mettere appunti. Una fotografia dei lavoretti migliori fatti. Poi ci sono diverse pagine bianche dove si possono appuntare appunto varie cose. Qui dice pensieri in libertà. Poi appiccica qui solo cose piccole, per esempio mini bottoni, carte di caramelle, fili, eccetera. Poi qua c'è take your time. E da qui in poi ci sono delle pagine dove si possono attaccare delle foto. Quindi foto, pagina bianca dove uno può scrivere.
Qua invece appiccica i tuoi ticket dove puoi appiccicare biglietti del treno, scontrini, concerti, mostre. Il tuo campionario di colori, abbinamenti e trend personali. Questa non agenda finisce qui. Ti è piaciuta? Disegna la faccia allo smile. E come ultima pagina c'è questo. È un'idea molto carina. Ho pensato di utilizzarla come prova del bullet journal. Vediamo. E poi per fare dei lavoretti magari di scrapbooking, visto che ci sono alcuni punti dove ti dice di applicare le foto e scrivere qualcosina. Infine vi mostro, visto che comunque ero dentro al centro commerciale e mi servivano delle scarpe, vi mostro i miei acquisti scarposi. Lo so che non c'entrano molto col titolo del video, però ve lo faccio vedere lo stesso. Sono andata il negozio si chiama Deichmann, dove hanno scarpe che comunque costano discretamente, hanno dei prezzi abbastanza buoni. Ho preso queste sneakers molto carine, qua con tutti i brillantini, da questa parte con tipo il pizzo, alla cerniera, quindi una volta allacciate si possono calzare mettendo abbassando la cerniera. E queste le ho pagate 34,90. E il secondo paio di scarpe che ho preso è questo anfibio stivaletto. È un colore, è lucido, qui ha tutti i brillantini, la punta è fatta così e anche qua c'è la cerniera, quindi una volta allacciato si può calzare semplicemente abbassando la cerniera. Anche questi li ho pagati, se non sbaglio, esatto, no, questi 39,90. Poi alla cassa la commessa mi ha venduto anche questa soletta con carboni attivi, praticamente, visto comunque le scarpe che ho preso che non sono molto traspiranti. Mi ha venduto queste solette che si possono inserire in qualsiasi paio di scarpe, non fanno spessore, quindi non vanno a rovinare il numero, dove praticamente hanno la base in vera pelle, con tutti i buchi, e sotto hanno i carboni attivi appunto per gli odori. Perché... Niente, questi erano i miei acquisti fatti all'Orio Center, un po' cartopazzi e un po' per me, e niente, spero tanto che vi siano piaciuti, spolliciate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!